conoscenza. Quindi lei vive un po' le storie dei suoi pazienti? Esattamente, perché sono pazienti diversi di altri pazienti, sono pazienti con una sofferenza inimmaginabile, e noi tutti che lavoriamo, che abbiamo scelto questa professione, questa specialità, non dobbiamo essere messi al di là di quel muro della sofferenza, dobbiamo spaccare quel muro, entrare. Parlare con loro, sono tanti dialoghi tra me e questi pazienti, tanti pazienti atei, tanti pazienti che prima di morire mi hanno detto: vieni anche tu con me, almeno mi guidi fino alla metà del tunnel, di quel tunnel dove si vede quella luce. E il paziente mi diceva sempre: io non lo vedo quella luce. Aveva bisogno di un sostegno. Esattamente, imparimi a pregare. Io non so che cos'è crocefisso, guardate, sono pagine qui che le ho descritte, tante pagine, e poi alla fine, se volete, se mi permettete, vi leggo solo una pagina che io la considero la migliore del mio libro. Volevo soltanto sapere una cosa. Tutto. Lei prima ha detto: io ho sofferto tanto, ma più per esperienze personali o più per quello che le è stato trasferito dai suoi pazienti? Per lo stato dei miei pazienti. Io non ho sofferto, io ho avuto una vita particolare, la mia vita privata, molto particolare. Lei è sposata? Adesso devo rispondere? No. No, non rispondo. Sì, vi risponderò. La domanda precedente era quella... Io non sono sposata. No, non sono sposata. Sono stata sposata, ma non sono stata separata. La vita ha deciso diversamente per me. Un pizzico di sofferenza arriva anche da quello? Perché sono da sola? No, assolutamente, per il vissuto. Per il vissuto? Per il vissuto, sì, perché torno sempre indietro, anni, anni, anni indietro. Qualche... Alla recherche du temps perdu. Ecco. Alla recherche du bonheur. Un po' di malinconia, di nella rimpianto. Ricerca del mio passato perduto, nella ricerca di rievocazione malinconica. Lei ritiene di non aver vissuto abbastanza? Mi è piaciuto molto, gli rispondo con un canto che l'ho sentito ieri sera. Se io non potessi morire, se io non potessi morire, cosa farei? Vivrò per voi, vivrò per quelli che mi ascoltano, ancora per i miei pazienti, ancora per scrivere, ancora per comunicare con questi pazienti che sono una forza che voi non la potete conoscere perché non avete sofferto, e speriamo di non soffrire mai. Ultimissima domanda, un po' della sofferenza dei suoi pazienti che lei porta con sé, si vede molto bene. Cosa li ha insegnato? Li ho insegnato perché la speranza, che la speranza è una nave, che questa nave non appartiene solo ai giovani, ma la nave appartiene a tutte le persone, anche quelle della terza età, perché non esiste più la terza età. Esistono quelli della terza età, sono i saggi che possono guidare i giovani, che i giovani possono imparare da noi, quelli che abbiamo vissuto tanto, diversi periodi della vita, li possiamo insegnare e dare tutto che noi abbiamo ricevuto dagli altri. Grazie Leana. Grazie, veramente commovente, ci ha trasferito qualcosa, un po' di saggezza, un po' di sofferenza, ma tutto per passare poi al livello successivo. Io inviterei qui il nostro Vito Pacelli, presidente della Booksprint Edizioni, per premiare la nostra finalista. Grazie, in modo particolare grazie, perché vi dico, io lo considero come un dottore. Lo considero come un grande intellettuale che è riuscito a dare a noi tutti, che non siamo tutti capaci,
sono tanti che riescono a ingannare, ma lui ha avuto il coraggio della verità e dignità della sua persona. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Se vuoi dare un saluto alle telecamere. Allora, un ringraziamento per te, Leana, sei davvero una persona speciale e sono contento e orgoglioso di averti conosciuta. Grazie, grazie di essere qui. Io approfitterei di questo momento, omettendo un attimino quella che è la parte finale di questa ultima puntata, vorrei approfittare per avere qui vicino a noi gli altri scrittori che hanno partecipato a Casa Sanremo Writers, Celeste, Mario e Agostino. E Agostino, sono quelli che si sono fermati qui con noi perché altri sono andati già a casa. Celeste, partiamo subito con la signora sì. Celeste, che ha scritto un libro veramente molto commovente, veramente carico di sofferenza. Buonasera a tutti voi. Complimenti. Sono molto grazie, felice signora. Di essere qui presente. Ringrazio molto la casa editrice Booksprint e Casa Sanremo Writers per avermi dato la possibilità di partecipare al concorso e di essere selezionata. Per me è più ci facile. Dici solo il titolo del tuo libro sì. che è passato in finale? Resta con noi. È un libro autobiografico che racconta un vissuto grazie. Veramente toccante, ma che comunque ha riempito la nostra Celeste, guarda caso si sposano i colori, ha riempito la nostra Celeste di tanta speranza per il futuro e tanta saggezza. Grazie, grazie Celeste. Grazie. Passiamo alla linea, il microfono. Ad Agostino, anche lui ex docente, insegnante di elementari, scuole elementari e medie. Medie inferiori e superiori. Sì. Sì. E sono veramente emozionato, felice e riconoscente innanzitutto al carissimo Vito per trovarmi in questo posto. Io ho concorso. Non con questo libro, dicevo, ma con un altro che era un altro inedito. Non ancora edito, sì. Deve essere ancora stampato. Questo è un altro romanzo che Vito mi ha pubblicato. Io sono un narratore, mi invento, diciamo, gli episodi partendo sempre però da fatti di vita vissuti o perlomeno che sono venuto a sapere, a conoscere. Li amplifico, li gonfio, ci metto il mio e viene fuori il libro. Ne ho fatti diversi, ma ripeto, solo questi due qua, uno pubblicato e un altro che spero sarà pubblicato. Grazie auguri Agostino. Ai vincitori e auguri innanzitutto a Vito, amabile, che ci hanno grazie permesso Agostino, questo. Grazie Agostino, grazie. Passiamo il microfono a Mario, che ha scritto un libro bellissimo. Che è un libro, ancora non ho letto, non ho avuto il tempo, però leggerò L'angelo dai riccioli d'oro. D'oro, come i miei. Ah, come i miei. Beh, una volta ce li avevo, sì. No, niente, pochissime parole, un ringraziamento a Vito che sta qui vicino a me. Non pensavo di trovarmi oggi qua insieme a tutta questa bella gente, di più non potevo chiedere, anche se io in quello che ho scritto credevo. Perché è tutto vero quello che sta scritto là sopra, per cui quando uno riporta delle cose vere sicuramente un valore c'è nel libro. C'è tanta verità in questo concorso, Vito? Ci mettiamo la faccia e mettiamo le nostre esperienze e la nostra vita sui libri. Assolutamente, infatti non a caso tutto ciò che ha caratterizzato la nostra campagna di comunicazione è stata appunto metterci la faccia. Oggi viviamo un momento particolare storico in cui la virtualizzazione, internet ha tolto e ha fatto un po' decadere quelli che sono i rapporti umani. Ebbene, io sono partito appunto dalla riscoperta di questi rapporti e ho messo sempre a centro questo, al di là del mero lucro, perché un'azienda esiste. Beh, è ovvio, bisogna mangiare. Perfetto. Ci metto sempre la persona, sì. ci mette la faccia Vito, come sceglie anche i suoi collaboratori e i suoi autori, li sceglie proprio anche in base al valore umano delle persone. Adesso io approfitterei di voi che siete tutti qua perché dobbiamo fare una premiazione importante. Abbiamo Vincenzo Galati qua.
Grazie. Vincenzo Galati. Buonasera. È questo. Lo strano mistero di Torre Mozza è un giallo, ed è il giallo che ha vinto la quinta edizione di Casa Sanremo Writers. Grazie. Allora, il nostro Vito adesso premierà Vincenzo Galati. E intanto ci